Intanto devo dire un grazie al prefetto Ricci, che devo dire non è il primo tavolo, questo è un tavolo dove ha visto attori e protagonisti molto importanti. Abbiamo voluto anche sentire ovviamente il procuratore Curcio insieme al governatore Occhiuto rispetto a un tema che da troppi anni si pone, che dovrà vedere delle soluzioni graduali e quindi con anche poi una soluzione definitiva, dove oggi sono state messe in campo delle idee che saranno accertate dagli uffici competenti e dagli enti competenti per un'eventuale soluzione a breve, medio e lungo termine. Quando si caccia un campo rom c'è sempre una bonifica, questo è ovvio ed è proprio quello dal quale si deve partire rispetto alla priorità di Lamezia Terme, di un terreno che andrà bonificato, di un comprensorio che andrà messo in sicurezza, e questo lo faremo attraverso delle dislocazioni, ripeto, a medio, breve, lungo termine. Dobbiamo aspettare per un fatto di correttezza le idee messe in campo rispetto a quelle che poi sono anche le norme che consentiranno di poterle mettere, sicuramente iniziare a fare un primo passo e a trovare delle soluzioni per una parte e quindi iniziare quel percorso che non può essere fatto tutto e subito, ma che comunque deve dare l'idea che lo Stato c'è, lo Stato è presente, mi pare che insomma la Prefettura lo abbia dimostrato in questi mesi. Beh, intanto un termine che sicuramente deve vedere un primo passo in tempi, non dico brevissimi, ma abbastanza brevi, poi ci sarà il Ministero dell'Interno con la Regione che dovrà continuare a dialogare anche rispetto alla disponibilità data dal Ministro Piantedosi per delle risorse, ovviamente al Comune poi la parte di propria competenza per poterle attuare nel merito. C'erano al tavolo anche le forze dell'ordine, per le quali ovviamente esprimiamo sempre il nostro grazie, quindi insomma auspichiamo che i tempi non siano brevissimi, ma che siano brevi. Una riunione molto proficua perché si vede che vi è la ferma determinazione da parte di tutte le componenti per far sì che finalmente si possa arrivare dopo oltre mezzo secolo ad una soluzione definitiva. Ci saranno nuovi tavoli di confronto, in particolare è già fissato un tavolo tecnico presso la Regione Calabria, si sono individuate possibili fonti di finanziamento per arrivare a quella che può essere la risoluzione definitiva per il campo rom di Scordovillo, accompagnata al momento da alcune soluzioni ponte, quindi grandi ottimismo proprio per la determinazione che vi è stata da parte di tutte le componenti. Noi oggi però stiamo lavorando per una soluzione che sia alternativa a quella che è la soluzione attuale, quindi per anche una delocalizzazione rispetto a quella che è l'attuale ubicazione della baraccopoli, anche perché quella è un'area che dovrà in tempi brevissimi essere oggetto di azione di forte bonifica.